L'assoluto opera nel mondo reale attraverso un ciclo dinamico composto tra 10 e il suo inverso 10 elevato a meno 1, ossia tra 10 decimi. La sintesi tra i 10 decimi è la potenza 10 elevato a 1 meno 1, ossia a 0. Quando è così, tutto è in potenza, mentre invece quando esiste in modo differenziato tra 10 e 10 alla meno 1, il modo concreto di operare è attraverso il ciclo reale di 10 decimi. È un ciclo che è stato seguito anche dai fisici illuministi francesi quando l'Accademia delle Scienze decise che tutte le unità della fisica dovevano essere inserite in un ciclo di 10 decimi. In quel preciso momento c'è stata veramente una adesione della scienza a come vanno veramente le cose, perché veramente 10 è un valore assoluto che non dipende dalle scelte dell'uomo. Infatti, dando 3 dimensioni allo spazio, come la differenza rispetto al tempo, che è una semplice dimensione lineare, lo spazio si ammassa e si espande. Quando si ammassa al massimo, si ammassa in modo unitario. Per ottenere l'ammassamento unitario da 3, bisogna fare 3 diviso 3. Allora, l'espansione esattamente inversa a questo ammassamento unitario non è data da 3 fratto 3, ma da 3 per 3 e vale 9. Di conseguenza abbiamo che solo 10 è il sistema che mette in sequenza, come accade in un'onda che presenta prima l'alto e poi il suo inverso, mette in sequenza i due inversi come 1 e 9, e la somma 10 è il ciclo unitario del sistema della massa di unificazione e della espansione, solo il numero 10. Quindi il numero 10 non è stato per fortuna tirato dall'uomo perché ha 10 dita, ma perché è veramente il ciclo ammassato espanso, ammassato come 3 diviso 3, espanso come l'opposto 3 per 3.